Diamo inizio a questo nostro incontro sulla risurrezione del Signore, ecco, con un segno di croce. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, e la invocazione dei nostri fratelli ortodossi nel tempo di Pasqua, il saluto. Cristo è risorto, Egli è veramente risorto. Possiamo sedere. Bene, a me il compito di salutarvi, saluto il Vescovo, i relatori, l'autore del libro, Ingegner Nicola De Noci, e tutti quanti voi, carissimi fratelli e sorelle, che avete accolto l'invito. Siamo qui per ascoltare qualcosa sul pilastro della nostra fede, la risurrezione di Cristo, il pilastro su cui regge tutto il cristianesimo. È inutile dirlo che io sono profondamente innamorato del mistero della risurrezione, al punto da chiedere al vescovo di quei tempi, Monsignor Isgrò, di essere ordinato il giorno di Pasqua. Lui giustamente mi disse: Pepì, lasciamo la scena al Cristo risorto quel giorno. E io disse: Eccellenza, qual è il giorno più vicino per essere ordinato? Lui mi disse: il giorno di Pasquetta. Io fui ordinato prete il giorno di Pasquetta, lunedì di Pasqua alle ore 10 nella cattedrale di Acquavino. Quindi mi sento figlio della risurrezione. Io ho fatto di tutta la mia vita sacerdotale un annuncio di questo mistero. Quindi, quando il vescovo mi ha chiesto di ospitare questo incontro, io sono stato felicissimo, ben lieto di ospitarlo. E spero che qualche frammento di luce ognuno di noi possa portarlo a casa. Che questo incontro possa servire a ravvivare nei nostri cuori la fede in Gesù risorto, che è il centro di tutto, il mistero pasquale di Cristo, la croce e la risurrezione. Io ci credo profondamente e ci ho giocato la vita sopra. Spero che anche voi abbiate una fede profonda, questo grande mistero. Subito la parola all'Arcivescovo, Eccellenza Monsignor Giovanni Ricchiuti, per l'introduzione. Grazie, Don Peppino. Grazie a te e alla comunità parrocchiale per aver ospitato la presentazione di questo libro dell'ingegnere Nicola De Noci, che saluto con molta cordialità. È esistito ed è risorto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, ricerca di un ingegnere. Così come saluto il professor Giacomo Martielli, ci conosciamo da tantissimo tempo. Al seminario regionale di Molfetta, in modo particolare, e il padre Gennaro Antonio Galluccio, benedettino da Madonna della Scala di Noci. Grazie padre per la sua presenza. La mia, appunto, come da scaletta, è soltanto una introduzione. E io do inizio a questa introduzione dalla dedica, io ho sotto di me il libro, con dedica dell'ingegnere. Ne do lettura di questa dedica, risalente al 5 giugno 2020. Arcivescovo Giovanni. Nel libro dell'Esodo è scritto: Dio disse a Mosè: Io sono colui che sono. Dirai agli israeliti: Io sono, mi ha mandato a voi. Nel Vangelo di Giovanni si legge: Disse allora Gesù: Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora saprete che io sono e non faccio nulla da me stesso, ma come mi ha insegnato il Padre, così io parlo. Poiché Gesù Cristo è veramente risorto dai morti, ne consegue che nella sua persona la natura divina, io sono, è unita ipostaticamente a quella umana, figlio dell'uomo. Questo è quanto ho appurato con la mia ricerca. Questo è quanto ho riversato nel presente libro che di cuore le dedico a quelle delle fonti 5 giugno 2020. Grazie, Ingegnere, per questo libro e soprattutto per questa dedica e per aver voluto anche la mia presenza questa sera per una introduzione.
Ovviamente poi lascio che a ciascuno di voi, ove venisse in possesso di questo poderoso e ponderoso lavoro dell'ingegnere, che abbraccia una serie di questioni nei lunghi capitoli distribuiti nelle tre parti di questo libro e che spaziano appunto sia dall'evento della risurrezione alla storicità della risurrezione alla storicità stessa di Gesù, offrendoci anche una panoramica di studi esegetici e non che a volte sono ovviamente affermativi nella questione sulla storicità della risurrezione, a volte magari offrono invece un dibattito su questa storicità, se è da intendersi o meno come devo dire, una tangibilità di risurrezione o invece una ferma convinzione che a prescindere dalla tangibilità, dalla visualità della risurrezione, Cristo è risorto. Una serie ovviamente di suffragato da testimonianze, da documentazione. Io, grazie ingegnere per quello che lei ha scritto, io mi limiterò anche in forza dei, diciamo, miei studi biblici negli anni giovanili del sacerdozio al Pontificio Istituto Biblico, quindi è materia che abbiamo, diciamo, masticato molto bene e nei testi ebraici e greci. Mi limito a dire questo, ad affermare questo, tre affermazioni. Noi parto dalla professione della fede nostra. Morì e fu sepolto. Punto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. Questa è la fede della Chiesa. Non si aggiunge altro né prima né dopo. Tutto quell'evento della risurrezione viene da noi professato con queste semplici e lapidarie parole. Ed è qui, di qui che parte ogni ricerca, è di qui che parte ogni studio, ogni approfondimento sull'evento della risurrezione. La prima conseguenza di questa professione di fede qual è? La nostra fede si basa sulla risurrezione di Gesù. La nostra fede si basa sulla risurrezione di Gesù. Prova ne sia la tanto citata affermazione dell'Apostolo Paolo: noi abbiamo nella risurrezione del Signore il fondamento della fede. Venendo meno questo fondamento, crolla tutto. Crolla tutto. Se Cristo non fosse risorto, se Cristo non è risorto dai morti, è vana la nostra fede. Vento, non c'è niente. Però vorrei portare la vostra attenzione su questa lapidarietà dell'affermazione della fede. Quindi non è detto che noi crediamo nella risurrezione perché c'è un sepolcro vuoto. Non crediamo solo perché ci sono le fasce, il sudario, no? Non aggiunge questo la professione della fede. Non che questo, attenzione, non sia importante, la tomba vuota, eccetera. Non che questo non sia importante, ma la professione della fede va al cuore stesso, diciamo, di questa fede. Seconda riflessione. Se tutto si basa su questo, sulla risurrezione di Gesù, la fede nel Cristo risorto, la fede nel Cristo risorto, non esige
da ciascuno di noi la condizione di averlo visto risorgere o di aver visto la tomba vuota. Noi non abbiamo visto né il Cristo risorgere né la tomba vuota. Gli stessi apostoli non hanno visto risorgere il Signore, l'hanno visto risorto. E le donne hanno visto insieme a Pietro e Giovanni la tomba vuota. Allora questo che significa? Significa che noi crediamo nel Cristo risorto, ecco, ma per credere nella risurrezione del Signore occorre la comprensione delle scritture. Ecco, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. E qui ovviamente che cosa voglio dire? Voglio dire che noi abbiamo come punto di riferimento non tanto i segni tangibili della risurrezione, quanto la comprensione delle scritture. Sono le scritture che danno testimonianza della risurrezione del Signore. Quando i due discepoli si avvicinano a Gesù, Emmaus, e parlano e dicono, e Gesù dice: ma come? Non avete compreso ciò che dice la scrittura? E torna spesso questa affermazione, secondo le scritture. Per cui la fede nella risurrezione è la fede in ciò che dice la scrittura, ma è la scrittura stessa che dà fondamento alla risurrezione del Signore. Senza entrare, e con questo non voglio dire che sono questioni leggere, il fatto della storicità e della veridicità della risurrezione, figuriamoci. Ma è importante prima di tutto la fede nel Cristo risorto. Quando Paolo va, Pietro affronta già i primi gruppi che lo ascoltano, dice: sì, noi siamo stati testimoni di averlo visto risorto, ma perché è la scrittura, le scritture che ci conducono ad affermare Cristo è risorto dai morti. Terza riflessione fondamentale è la fede nella risurrezione significa per noi cristiani oggi vivere da risorti, vivere come nuove creature. Noi siamo testimoni della risurrezione non solo perché siamo bravi a dimostrare che Cristo è risorto. Siamo testimoni della risurrezione, soprattutto se noi viviamo da risorti. Quella è la prova, possiamo dirlo, evidente del Cristo risorto. Quindi, con questo, ove ci fosse qualche, spero di no, fraintendimento, il lavoro dell'ingegnere è un lavoro poderoso, davvero anche difficile, però vorrei che poi alla fine di tutta la lettura, anche del libro, noi venissimo fuori con queste certezze, no? In fondo è la beatitudine di cui fu destinatario l'apostolo Tommaso. Tommaso, tu hai avuto la grazia del Signore di toccare. È qui, e tu sei beato. Io ti dico però che sono altrettanto beati quel che pur non vedendo credono. Io, e penso ciascuno di noi, siamo in questa beatitudine. Noi siamo quelli che idontes, noi non abbiamo visto niente, non abbiamo visto nulla, eppure siamo destinatari di questa beatitudine, soprattutto se la nostra fede è radicata nel Cristo risorto e se la nostra vita è testimonianza di questa nuova vita che con la vittoria sulla morte il Signore ha portato all'umanità. Questa è la mia introduzione. Grazie per avermi ascoltato. Passo la parola al relatore, il professor Giacomo Martielli. Sì, sì.
che tutti conosciamo, amico, impegnato nella Chiesa diocesana, soprattutto cittadino, dal Presidente dell'Azione Cattolica più volte, e già docente di psicologia dello sviluppo presso l'Università degli Studi di Bari. A te la parola, Giacomo. Buonasera a tutti. Io ho sempre considerato la presentazione di un libro come un evento culturale, un evento che mette le persone nelle condizioni di incuriosirsi, perché se manca la curiosità non c'è nessuna possibilità di crescere. È la curiosità che ci induce a porci degli interrogativi. E io ho visto questo libro già nelle prime pagine, la esemplificazione della dinamica dell'atto di intelligenza. Tutti i giorni noi compiamo delle azioni. Sono azioni abitudinarie, sono azioni semplici, ma non sono atti di intelligenza. L'atto di intelligenza nasce nel momento in cui la persona si pone il problema. Ai miei studenti dicevo, quando spiegavo l'atto di intelligenza, che l'atto di intelligenza inizia quando la persona usa l'espressione che Peppino Di Capri nell'85 in una canzone che presentò a Sanremo. E mo? È questo l'inizio dell'atto di intelligenza. La persona comincia a lavorare e c'è un momento in cui l'atto di intelligenza termina, per poi riprendere come un nuovo atto di intelligenza. Anche qui c'è un'espressione che noi adoperiamo e che ci dice l'atto di intelligenza si è chiuso. Sapete qual è l'espressione? Ah, cioè la tensione che ci porta a ricercare viene a completarsi con questo senso di distensione. Così ho letto le prime pagine del libro. Ho visto cioè che l'autore per un certo periodo di tempo si è posto il problema. Lo dice. È arrivato un momento in cui ha potuto dire, ah, quando racconta di aver trovato una prima risposta o una risposta agli interrogativi che si poneva nella Basilica di Santa Maria dei Martiri a Molfetta. D'altronde, il titolo stesso aiuta a porsi in un atteggiamento, ad avviare un atto di intelligenza. È il punto interrogativo. Non è un'affermazione, è la domanda che la persona si pone. Il guaio è che molte volte noi non ci rendiamo conto della validità e della eccezionalità e della importanza degli atti di intelligenza. Lavoriamo molto, viviamo molto sull'ovvio, non ci poniamo il problema. Eppure dovremmo porcelo se pensassimo per un attimo alla condizione del bambino. Immaginate, qual è la richiesta che il bambino molto piccolo fa quando vuole scoprire il mondo? Cos'è? Vuole sapere quali sono i nomi, il nome. Cos'è? È la Madonna. Cos'è? È il banco. Cos'è? Dopo aver incamerato un certo numero di informazioni, comincia a porsi il perché. E il perché non è forse il punto interrogativo? Non è forse l'avvio di un atto di intelligenza? Ecco, io credo che l'autore si sia posto con
a vivere questa dinamica. Si è posto il problema, se l'è tenuto, lo ha maturato, lo ha lavorato e in questo lavoro ha cominciato a fare quello che lui dice, la ricerca, il titolo del libro. Ha raccolto, cioè, un bel po' di materiale, molto materiale, però aveva chiaro qual era l'obiettivo che voleva raggiungere. E l'obiettivo lo dice molto chiaramente. Se Cristo è risorto, vuol dire che è un uomo, ma vuol dire anche che è Dio. Qui c'è un problema molto delicato, ma lo accenno soltanto. Molte volte ci troviamo di fronte a dei dilemmi. Il dilemma è una condizione in cui un elemento, è una situazione in cui ci sono due elementi. Ciascuno elimina l'altro, essere o non essere, o essere o non essere. Qui in questo libro viene messo in discussione, vengono messi in discussione una serie di dilemmi. Il primo dilemma è Dio e uomo. Ma è un dilemma. Possiamo parlare di un dilemma quando facciamo un discorso di questo genere? E qui è il di più. Dobbiamo andare oltre. È morto ed è risorto. Altro dilemma. Se è morto non può essere risorto. Se è risorto vuol dire che non è morto. Ma dobbiamo andare oltre. Ed è questa serie di interrogativi che secondo me l'autore si è posto nel tempo, ha raccolto del materiale e, proprio perché è ingegnere, ha dato al testo una struttura particolare. Una prima parte, una seconda parte, una terza parte. C'è un altro elemento che voglio mettere in evidenza. Quando noi prendiamo in mano un libro, lo vogliamo leggere, lo dobbiamo leggere, la prima cosa che facciamo è quella di andare a guardare anche l'indice e di leggere l'introduzione e di guardare l'indice per cominciare a costruirci uno schema mentale, una scaletta, uno schema mentale, nelle cui caselle inserire le informazioni che ricaviamo dal libro. Beh, io vi devo dire che questo lavoro, per chi avrà in mano il libro, è già stato offerto dall'autore. Nella presentazione non si limita a fare solo a dare delle informazioni di carattere generale. Dice molto chiaramente, guardate, c'è la prima parte. Nella prima parte, che comprende i primi 10 capitoli ed il cui contenuto viene di seguito, eccetera, eccetera, saranno precisati gli elementi utili a sostenere che Gesù Cristo è sorto fisicamente dai morti. Cioè ha già dato una sintesi dei primi 10 capitoli. Lo stesso discorso fa per la seconda parte e per la terza parte. Ma la cosa più interessante è che analizza ciascun capitolo dando dei titoletti e spiega nel primo capitolo con riferimento eccetera eccetera metterò in evidenza questi elementi. A me questo sistema, questo modo di leggere il libro, cioè aver pensato alla introduzione che l'autore ha fatto, mi ha aiutato prima di tutto a crearmi lo schema e di sapere di che cosa questo libro parla. C'è un altro elemento. Quando noi leggiamo un libro, molte volte siamo indotti a ricordare
cioè a recuperare dalla nostra memoria a lungo termine esperienze che sono state sollecitate dalla lettura di quel libro. E questo ci aiuta, anche perché, vedete, i processi di formazione non sono collegati, non sono identificabili solo e soltanto con la informazione. Il processo di formazione è un processo molto, ma molto più complesso. E il percorso che si fa nel processo di formazione è ritmato dalla capacità che ciascuno di noi ha di riflettere sulle cose di cui viene informato. Ed è proprio questa riflessione che ci aiuta a crescere. Ora, l'autore, secondo me, nel momento in cui ha cominciato a lavorare, ha cominciato a raccogliere tutte le informazioni varie, alcune, è inutile nasconderlo, alcune sono difficilissime, alcune sono difficili, sono poche pagine, si possono saltare, altre sono di una leggibilità immediata. Ad un certo punto l'autore si è ricordato, nel momento in cui va a descrivere le fonti archeologiche, si è ricordato di una esperienza fatta quando era piccolo. A pagina 145 riporta una cosa interessante che probabilmente molti di noi non sanno. Ed è la chiesa di Santa Chiara. La chiesa di Santa Chiara, lui dice, sono andato a rivedere, ciò significa che l'aveva visto, la croce e il cartiglio che sta sulla croce. Quando si entra in Santa Chiara c'è l'altare sulla destra, c'è una croce con i quattro evangelisti, con e quella croce riporta nel cartiglio non soltanto Inri e basta, ma riporta la motivazione della condanna nelle tre lingue, ma aggiunge, probabilmente qualcuno di noi l'avrà visto, però l'ha portato un po' nel dimenticatoio. Lui ricorda, dice, ho visto delle piastrelle di maiolica nel presbiterio che vanno a descrivere un pellicano che sta beccando sul suo petto per creare una ferita per prendere quel sangue e nutrire i propri figlioletti. Se vi capita, andatelo a vedere perché è molto, ma molto bello. E lui dice, questa è una fonte archeologica, anche perché è il simbolo di Cristo che dona il suo sangue ai propri figli. Non posso entrare negli elementi particolari. Una cosa è certa, è un bel libro. Si potrebbe dire, perché è bello? Io voglio leggervi tre righe scritte da chi ha fatto la presentazione, che è un'autorità. Si è firmato con assessore nel Pontificio Comitato di Scienze Storiche. È un vescovo, un signor dal Covolo. Io sono andato a vedere chi è questa persona. Ed è un'autorità. Tenete presente che questo è un salesiano, è un vescovo salesiano, che è stato professore ordinario nel Pontificio Ateneo Salesiano
di lingua e letteratura greca, antica greca. È stato rettore di quel seminario, di quella pontificia università, ed è stato rettore della pontificia università lateranense, del Laterano. E quando ha completato il suo servizio lì, è diventato assessore nel Pontificio Comitato di Scienze Storiche, il che significa che da un punto di vista culturale è un'autorità. Tre righe. In tre righe è riuscito a pennellare l'autore e ciò che l'autore ha scritto. Nel complesso, la documentazione di vario genere raccolta nel volume è ampia e convincente, e l'esposizione risulta tanto più interessante per il teologo in quanto l'autore è un ingegnere laico con una formazione scientifica ben diversa rispetto a quella dell'esegeta e del cristologo. Cioè, secondo me ha detto una cosa estremamente importante. Cioè, voi teologi usate i vostri metodi, confrontatevi anche con una persona, un laico, che ha utilizzato le sue competenze per scrivere e raccogliere certe cose. Perché è stato presentato questo libro? Per incuriosire. È l'ultimo concetto che voglio dare. Mi sono chiesto, ma io che posso dire? E mi è venuto in mente questo concetto. C'è una parola che noi continuamente adoperiamo ed è la parola atteggiamento. L'atteggiamento è il modo di porsi di fronte ad una situazione. Quella che noi vediamo, quello che noi vediamo nelle persone, non è l'atteggiamento. Ciò che vediamo è il comportamento. Allora, l'atteggiamento è il modo di porsi, e l'atteggiamento produce un comportamento. Però, l'atteggiamento su quale base? Qual è la base dell'atteggiamento? È l'insieme delle opinioni, vere o false, che ciascuno di noi ha. Queste opinioni, queste informazioni, questi giudizi costruiscono l'atteggiamento che si esprime in un comportamento. Ora, se noi puntiamo l'attenzione sulla parola comportamento, possiamo noi o modificarlo o rinforzarlo. Ma per fare questo dobbiamo andare alla radice, e la radice è andare a verificare le opinioni per vedere se sono vere o se sono false. Se sono vere le rinforziamo, se sono false le cambiamo, per poi modificare l'atteggiamento e quindi modificare il comportamento. Ecco, io voglio chiudere così. Questo libro per me è un contributo che l'ingegnere ha costruito e che ha offerto alle persone affinché leggendo, riflettendo, possano o rinforzare le loro opinioni in ordine alla dimensione religiosa e quindi ulteriormente rinforzare l'atteggiamento e di conseguenza avere un comportamento coerente, o sulla base delle informazioni che riceve modificare, aggiustare le opinioni, i giudizi e così via, per aggiustare l'atteggiamento e per modificare il comportamento. Io chiudo dicendo grazie Nicola, perché hai offerto a noi la possibilità di
riflettere per rinforzare magari le nostre opinioni, i nostri giudizi, per rinforzare ancora l'atteggiamento e per essere consapevoli dei comportamenti che utilizziamo ogni momento della nostra vita. Ci sarà un intervento del padre Gennaro Antonio Galluccio, dell'Ordine di San Benedetto, archivista presso l'Abbazia Madonna della Scala di Noci. E ringraziamo per la sua presenza qui in mezzo a noi. Innanzitutto mi compiaccio della vostra presenza. Sono stato in molte presentazioni di libri. Tante volte quelli che partecipavano erano presenti, si contavano sulle dita della mano, no? Bene. Mi auguro che queste cose continuino nella bella città di Acquaviva, che è per la prima volta in cui vengo. Ci ho passato altre volte, ma fuggendo per prendere il treno e andare o a Napoli o a Roma. A una certa età la memoria fa cilecca, e allora ho scritto quello che dovrei dire. Innanzitutto saluto con deferenza affettuosa voi, Monsignor Giovanni, padre e pastore di questa porzione della sua diocesi. Acquaviva ha un rapporto anche con noi benedettini. Io ho studiato per qualche anno a Subiaco, e quando studiavo a Subiaco c'era un seminarista di Acquaviva, anche qualche monaco abbiamo avuto. Bene, porgo poi un saluto amabile a voi tutti, così numerosi, augurandovi la gioia di questo raduno culturale, momento di gioia, oltre che di crescita intellettuale per noi nella fede, dovuto a una pubblicazione di un vostro generoso concittadino. Speriamo che abbia un eco favorevole in riviste ecclesiastiche della Chiesa Universale. So che il libro è stato mandato per recensioni anche all'estero. Permettete che mi presenti. Sono sacerdote monaco dell'Abbazia di Noci. Penso che voi conosciate questa nostra abbazia, anzi, molti di voi vengono anche per ritiri. Come diceva il vostro parroco, sono archivista, ma anche cronista, quindi manderò per il futuro questo nostro incontro. Mi occupo di letteratura patristica, soprattutto di quella alessandrino-palestinese, per cui appartengo al gruppo italiano di ricerca origeniana e alessandrino-palestinese. La sigla è GIROTA. Ho conseguito la licenza in teologia storico-patristica bizantina all'Istituto Ecumenico San Nicola di Bari, espletando il corso di dottorato, ma purtroppo la mia tesi dottorale giace non discussa nella mia stanza. Questi connotati giustificano parzialmente la mia presenza fra voi, poiché è dovuta a quanto dirò circa la pubblicazione dell'ingegnere Nicola Lenucci. Sarò breve nel manifestare il mio apporto al libro. Ve lo presento, questo apporto, con una duplice angolazione. La prima angolazione riguarda la genesi e l'iter del libro. Il desiderio e la volontà di pubblicare lo studio cristologico dell'ingegnere Lenucci hanno avuto inizio nella clinica privata di Monte Imperatore, fondata non lontana dal nostro monastero
dal sacerdote Nocese Don Pasquale Pinelli. Questi che ha sponsorizzato il libro in esame, un giorno venne nella mia stanza della clinica dove facevo terapia dopo l'intervento chirurgico al femore fratturato, presentandosi con il dattiloscritto dell'ingegnere Lenucci, mi disse: lo legga e mi dica il suo giudizio. Venuto a ritirarlo e a conoscere il mio giudizio, gli dissi: è interessante, meriterebbe di essere pubblicato e diffuso tra i professionisti soprattutto. Venendo qui ad Acquaviva, scherzando, dicevo che Papa Paolo VI a un certo punto disse: la Chiesa deve fare pace con gli artisti, dobbiamo fare pace con i professionisti, questi cattolici. Esso può dire una parola chiara al marasma delle idee peregrine che circolano sulla persona divina e sulla risurrezione di Gesù Cristo. Accettato il consiglio, Don Pinelli volle che si scegliesse una editrice di prestigio. Io insistevo che questa editrice fosse pugliese di prestigio, ci sono tante tipografie di prestigio in Puglia. Fu scelta l'Aga di Alberobello, dei titolari dottor Nicola Re David e della sua sposa Lia La Catena. In corso d'opera il dattiloscritto, ho collaborato con l'ingegner Lenucci nello strutturare e conferire omogeneità al volume, esortandolo a non temere di esprimere il suo parere su opinioni diverse dalle sue. Opinioni conformi al Magistero cattolico, avendo presente l'assioma di Aristotele riferito a Platone, suo maestro: amicus Plato, magis amica veritas. La seconda angolazione, risurrezione di Cristo difesa da un grande esegeta e teologo del secondo secolo cristiano. Questa angolazione concerne la risurrezione storica di Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, veramente incarnato, veramente risorto, veramente asceso al cielo, una delle formule antiche. Come avete notato e potete notare, comprando e aprendo il volume delle Lenucci, una lettera di copertina cita una frase di origine alessandrino, figlio del martire Leonida, presa dal prologo del suo trattato biblico-teologico intitolato Periarchon de Principis, ovvero i principi, cioè i cardini dell'universo creato e rivelato. In esso origine, ritenuto eretico per secoli, mentre gli ultimi papi costellano del suo pensiero i propri documenti e la riforma liturgica del Concilio Vaticano II ha inserito alcune sue opere o parti di esse nel breviario, pensiamo al trattato sulla preghiera e per Eucaes, pensiamo ai suoi commenti biblici, ai salmi, ai profeti, eccetera, pensiamo soprattutto alla polemica o al dialogo con un filosofo pagano, il Contracelso, che scrisse un libro intitolato La parola vera, verace, e lui dice: la parola verace è Gesù Cristo, non quello che dici tu, e parla della risurrezione. Ma soprattutto Origene ha affrontato il mistero della risurrezione nell'opera Peri Anastasios sulla risurrezione, comprendente due libri secondo il vescovo Eusebio di Cesarea o quattro libri secondo San Girolamo. Di questa opera ci sono pervenuti solo frammenti, perché aveva degli oppositori, si vede l'hanno distrutta.
Cosa pensa Origine circa la risurrezione di Cristo e la nostra risurrezione? In sintesi, su Cristo risorto, è risorto storicamente. Origine distingue tre gradi interpretativi della parola rivelata e degli eventi di Cristo. Il primo grado è lo storico, il corporeo, il visibile, somaticos in greco. Questo è fondamentale, su cui si innestano e devono innestarsi gli altri due. L'altro livello è lo psichico, psichikos, a livello di anima e di razionalità. Io devo indagare, direi un livello catechistico. Poi il terzo livello è il livello mistico, mistikos, cioè a livello più alto, contemplativo, cristico, divino, direi mistagogico. Vi dicevo, ho frequentato l'Istituto Ecumenico. Mi sembra nel 1974 il Papa Paolo VI fece la sua dichiarazione di fede, no? Ribadiva la risurrezione di Cristo. Successo un pandemonio nella nostra università ecclesiastica. Il mio professore era un greco, che adesso è primate, arcivescovo primate di tutta l'Europa del Sud, Gennadio Zerbos. Anche lui partecipava a questo incontro. A un certo punto, infastidito, disse così, e sulla risurrezione, perché qualcuno diceva, ecco, la risurrezione. Qui è Pietro, la parola di Paolo VI, qui è Pietro, testimone della risurrezione di Gesù Cristo. In sintesi, poi, sulla risurrezione in sé, cosa dice Origene? Un nostro problema, risorgeremo tutti, anche i cattivi? Come avviene la risurrezione? San Paolo dice, sarà seminato corpo materiale e sorgerà corpo spirituale. Origene circa la differenzione causale della risurrezione dei salvati da una parte e dei reprobi dall'altra parte afferma. I giusti risorgeranno alla gloria sia per la virtus, la dynamis, la forza, virtus resurrectionis, insita nei corpi come quella del frumento, sia per la gratia resurrectionis, distingue la virtù naturale della risurrezione, un elemento filosofico, e la grazia come cristiani. I reprobi risorgeranno per la sola virtus resurrectionis. Questo argomento filosofico dimostra che nei nostri corpi, anche dopo la morte, è insita la virtus resurrectionis. Come avviene? Come il chicco di grano, macisce. Dio può suscitare figli dalle pietre o dalla cenere, tante problematiche di oggi. Auguriamoci che la nostra virtus resurrectionis di cristiani si rivesti della grazia resurrectionis, cioè di Cristo risorto. Grazie. E adesso la parola all'autore, l'ingegnere Nicola Renucci. Io non voglio aggiungere niente altro a quello che hanno egregiamente detto coloro che mi hanno preceduto, però mi corre l'obbligo di ringraziare tutti quanti voi che siete intervenuti, il Vescovo ovviamente, Don Gennaro, Giacomino Martielli, e vorrei, anche se non è presente, ringraziare Don Pasquale Tinelli, al quale ha fatto riferimento Don Gennaro, che diciamo ha sponsorizzato l'opera, si è fatto totalmente carico lui. Lui non può essere presente per motivi di salute.
Non vorrei aggiungere altro per non sciupare gli interventi degli altri e io, mi permettete, vorrei dare la parola a qualcuno del pubblico che so vuole intervenire. Se qualcuno vuole prendere la parola, venga. Se non c'è nessuno, chiudiamo con un altro canto e poi c'è un banco lì. All'uscita sul tavolo troverete i libri. Il prezzo di copertina è 20 euro, l'autore questa sera lo dà a 15 euro. Io invito caldamente i presenti alla lettura di questo libro, avendolo già fatto in prima persona, avendo fatto già la rilettura, come dite, dopo la prima volta. Libro che ovviamente innanzitutto va catalogato come una testimonianza di fede genuina e sincera. Questo sta alla base di questo lavoro. Nello stesso tempo il libro è il frutto di uno studio intenso, intransigente e credo realmente sofferto. È uno studio intenso perché esso poggia su un repertorio massiccio e denso di dati. L'arcivescovo lo ha definito poderoso e ponderoso, insomma, a ragion veduta. E questi dati, questo repertorio di dati, è stato preso in esame, tutti i dati, ciascun dato è stato preso in esame, è stato compulsato con rigore filologico e con conseguenzialità scientifica, a dimostrazione del fatto che non è strettamente indispensabile svolgere l'attività del biblista o del filologo classico per accostarsi a testi di così grande spessore come quelli di cui si è occupato con successo il nostro carissimo amico. Ma è uno studio intransigente, ecco, perché esso è strumentale alla dimostrazione di una tesi che, dal mio modesto punto di vista, tesi che non ammette, se si è credenti in Gesù Cristo, non ammette interpretazioni collaterali ad uso e consumo dei sofisti, cioè di chi sulla base di meri giochi di parole cerca di, è propenso a dimostrare l'indimostrabile. Anche Dante nel 24° canto del Paradiso, quando sostiene l'esame di fede con San Pietro, dichiara questo: una volta che si sono letti i testi sacri, non c'è più spazio per gli imbrogli del sofista, è quello, si va in un'unica direzione e da quella via non si può, rispetto a quella via, non si può derogare. È uno studio sofferto perché io credo che autentica, vera sofferenza è certamente costata al carissimo Nicola la constatazione di quanti invece abbiano abdicato rispetto al compito di difendere il testo così come esso è lo spirito complessivo che è diretta conseguenza del testo su cui si fonda l'Evangelion, la buona novella alla base della nostra fede. Fondamentale
rispetto a questo libro risulta la sua lettura agevole, perché il libro è scritto in forma piana e chiara, lontana dagli arzigogoli e dalle involuzioni concettuali che allontanano il lettore dalla pagina scritta tante volte. E sta alla base di questo testo la tesi semplice, elementare e grandiosa nello stesso tempo, la tesi confermata dalle testimonianze degli evangelisti, degli Atti degli Apostoli, del capitolo quindicesimo della prima lettera di Paolo ai Corinzi, secondo cui la resurrezione di Gesù Cristo è un fatto storico, per chiamare le cose col nome e cognome, un fatto storico, un fatto fisico. E se nessuno ha visto l'evento in sé, nessuno ha avuto la fortuna di assistere al fatto materiale della resurrezione, però tante persone lo hanno visto risorto. E noi crediamo che tutte le persone che lo hanno visto risorto abbiano detto il vero nel momento in cui hanno riferito che Gesù Cristo è risorto. Cosicché la resurrezione è un fatto storicamente innegabile e la Chiesa lo ha innegabilmente confermato attraverso la costituzione dogmatica dei Verbum promulgata da Papa Paolo VI nel lontano 1965, dopo l'approvazione dei Vescovi riuniti nel Concilio Vaticano II, per la cronaca, con 2.344 voti favorevoli e 6 contrari. Per cui è un dato accertato, connesso intrinsecamente alla nostra tradizione dogmatica, con il quale ogni cristiano è chiamato a fare i conti. Un'ultima cosa, l'autore ovviamente conosce, e io la esterno, la mia perplessità sull'accostamento che egli fa in via analogica, come dire, ma è problema assolutamente secondario, che riguarda un fatto di letteratura latina, ne abbiamo discusso a lungo, siamo rimasti sulle rispettive posizioni, ma questo non intacca minimamente il discorso complessivo sviluppato dall'ingegnere Lenoci circa la possibilità di intravedere nella novella della matrona di Efeso, che è una delle parti più importanti del Satiricon di Petronio, perché insomma ha dimestichezza con queste tematiche letterarie, appunto l'analogia tra la novella, i fatti narrati nella novella della matrona di Efeso e il fatto della crocifissione di Gesù Cristo. Ecco, su questo siamo rimasti sulle rispettive posizioni. Ho parlato con il mio vecchio professore di letteratura latina, col professor Fedeli, insomma, che tanti anni fa nei seminari che io ho frequentato, insomma, ha trattato la novella della matrona di Efeso, sostenendo che certamente quell'analogia è suggestiva, è un fatto suggestivo, ma che allo stato non risulta, come dire, provata in modo rigoroso dal punto di vista filologico. È una suggestione, insomma, che ovviamente può essere presa tranquillamente in considerazione. Dopodiché invito tutti alla lettura del testo, perché è veramente una lettura piana, scorrevole, ma nello stesso tempo stimolante e interessante. Sì. C'è qualche altro che vuoi parlare? Prego. Dopo di lui ci fermiamo.
canteremo Regina Cieli, perché la prima a rallegrarsi per la risurrezione di Gesù fu proprio Maria, la madre. Chiedo scusa se prolunghiamo la serata, perché posso pensare, sì, posso pensare che magari è pesante dopo un certo orario. Io sono l'editore e ringrazio anzitutto il Vescovo della sua presenza questa sera, i relatori che hanno parlato, ma ringrazio soprattutto l'ingegnere Lenucci, che io non conoscevo. Quando per la prima volta mi ha portato il libro da stampare, quindi da mettere in edizione, però sapevo che, pur essendo un ingegnere, io ho studiato teologia, so che cos'è la teologia, era stato presentato da due teologi, no? Padre Gennaro e Don Pasquale Tinelli. Quindi era un qualcosa di scritto che aveva dei fondamenti, e per questo io non l'ho letto tutto, perché purtroppo ne stampiamo, grazie a Dio, pubblichiamo diversi libri, non mi posso mettere a leggere tutti i libri che stampiamo, però del libro dell'ingegnere Lenucci ho letto qualche pagina, ho visto bene anche l'indice, come diceva il primo relatore, molte volte i libri si leggono attraverso l'indice, e per chi sta nella pasta può riuscire a capire che cosa ha voluto portare come studio l'ingegnere Lenucci. Io il mio apporto che voglio portare è questo. Capisco subito, immediatamente, lo sforzo che ha fatto da non teologo, ma la cosa bella, io che ho studiato teologia, lui ha presentato l'argomento a 380 gradi, anche se lo hanno ripetuto prima i presentatori, i relatori. Cioè, non è andato solo sull'argomento della risurrezione. Per noi credenti, la risurrezione è la testimonianza massima dell'amore che Cristo, che Dio Padre, attraverso Cristo che è venuto sulla terra, ha dato a tutti quanti noi. Diciamo, l'amore che Gesù ha dato morendo in croce, senza la risurrezione non avrebbe avuto una testimonianza di fede nella nostra vita. E quindi io lo ringrazio perché ha dato alla nostra casa editrice la possibilità di pubblicare un volume di tale portata. Non solo, ma anche ringrazio padre Gennaro che lo ha indirizzato poi alla nostra casa editrice. Noi stampiamo anche per l'editrice La Scala e quindi ci conosceva, sa che in precedenza abbiamo anche pubblicato altri volumi che ci ha dato la possibilità anche lui di correggerli. Padre Galluzzi è un meticoloso dell'impaginato, controlla le virgole, i punti e virgola, controlla tutto in modo tale che il libro esca perfetto, sia nella veste grafica che soprattutto anche nei contenuti, e per questo ringrazio anche lui. Bene, termino qui, grazie a tutti. E prima di chiudere, il signor Sindaco vuol salutare i presenti. Sì, buonasera a tutti, saluto Sua Eccellenza il Vescovo, saluto Padre Gennaro, grazie, grazie. Professor Martielli, e saluto ingegnere Lenucci, che voglio ringraziare per aver dato l'opportunità di un incontro di spessore culturale veramente altissimo, veramente molto alto. Credo che, insomma, non si sia, è da tempo che non si arrivava a questi livelli. Io il libro l'ho portato a casa, l'ho letto, il mio padre me l'ha rubato e l'ha divorato. Testimonianza del fatto che è un libro che intriga soprattutto anche chi, come mio padre, che è un medico, lo psichiatra, ha una formazione scientifica, anche se mio padre è stato a suo tempo anche lui presidente dell'Azione Cattolica Giovani, quindi anche una formazione cattolica. E
Questo per dire che è davvero un libro molto affascinante, perché appunto il fatto che sia stato un ingegnere con una formazione da ingegnere fa pensare che a un laico, quale io sono, fa pensare che la fede possa essere anche un edificio solido, cioè che ci sia una solidità che può essere, come dire, come si fa a volte con le prove statiche, con le perizie delle quali si costruiscono, si progettano degli edifici, messo anche a dura prova dalla ragione, dalla razionalità. Ecco, c'è questo elemento critico che fa pensare che appunto essere cattolici, essere credenti, non significa smettere di essere persone razionali, persone che hanno un punto di vista appunto razionale e scientifico anche sulle cose. E questo è un aspetto veramente interessante e penso che questo sia un grande evento culturale per la nostra città. Grazie. Infine, prima del canto, volevo riprendere un'affermazione del padre riguardo a quella professione di fede di cui parlava di San Paolo VI il 30 giugno del 68, in occasione del centenario del martirio dei santi apostoli Pietro e Paolo. Una lunga, dettagliata professione di fede. Quando professa la risurrezione, Paolo VI dice così: noi crediamo, egli è stato sepolto e per suo proprio potere è risorto nel terzo giorno, elevandoci con la sua risurrezione alla partecipazione della vita divina, che è la vita della grazia. Volevo citare, terminare così, con questa bellissima professione nella risurrezione di San Paolo VI. Bene, grazie, eccellenza. Vogliamo fare gli auguri al Vescovo che ieri ha compiuto 15 anni di episcopato. Auguri, eccellenza, per molti anni ancora. Sì, no, pensavo al Vescovo Monsignor Bettazzi Luigi, Vescovo di Ivrea, emerito, unico superstite dei vescovi partecipanti al Concilio Ecumenico Vaticano II, che il prossimo 2023, poi fate voi i calcoli, il prossimo 2023 compirà 60 anni di episcopato. Pensate un po', cioè, i miei 15. Allora, 100 anni. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore è la nostra forza, andate in pace. Prendiamo grazie. Grazie a tutti e buon rientro a casa. Buon rientro. Passando dalla porta, chi vuole può acquistare il libro. Grazie.